l'onorevole Ted è un disastro annunciato. Tanto troppo e piove, lo abbiamo detto più volte e a più riprese chiare lettere a Pigliaru. Gli chiedevamo di fiondarsi a Dublino, così come facemmo io e il presidente Cappellacci nel 2009 in occasione di una crisi analoga. Pigliaru si è trincerato dietro una frase scontata, ma che denota negligenza. Io non parlo con Ryanair. Nel frattempo parla invece con altri imprenditori privati, a dimostrazione del fatto che Nord Sardegna, nord-ovest della Sardegna, per Pigliaru non è importante. Dobbiamo anche registrare purtroppo anche la negligenza del sindaco Bruno, che non si è schierato a difesa del territorio e ha tenuto nei confronti di Pigliaru un atteggiamento timoroso. Crediamo e siamo convinti che Pigliaru, in relazione a questa vicenda e ad altre vicende, deve difendere il territorio, non i suoi amici, compagni di partito o di area politica. Quali possono essere le conseguenze della smobilitazione? Purtroppo centinaia di milioni di euro mancheranno al circuito produttivo. Quindi conseguenze devastanti per le famiglie e per le imprese, non soltanto per la filiera turistica, ma un po' per tutta l'economia isolana, che purtroppo in questo momento non sta andando per la maggiore. Se lei fosse il Presidente della Regione, cosa farebbe? In questo istante prenderei l'aereo, mi fionderei a Dublino, cercherei di parlare con i vertici di Ryanair, cercherei di capire quali sono i percorsi che si possono seguire sotto il profilo giuridico, cosa che ancora non ha fatto Pigliaru e non ha fatto Deiana. Deiana nel 2011 diceva che la legge regionale 10 del 2010 era perfetta, oggi invece l'accusa di non essere conforme al paradigma normativo. Ma se la legge 10 non va bene, faccia la legge 11, faccia la legge 12, ma tracci un percorso che consenta low cost di continuare a portare turisti in Sardegna.